Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e oggi ho realizzato per voi. Adesso ve la presento. Voilà, non so se si vede bene, ora ve la faccio vedere più in dettaglio. La crostata, ovviamente in versione senza glutine, con marmellata e ricotta. Ideale per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Se siete curiosi di scoprire come realizzare questa golosità, guardiamo insieme cosa ci occorre per prepararla. Per la nostra crostata di ricotta e marmellata iniziamo con il preparare la nostra solita frolla, ovvero in una ciotola andiamo a mettere 3 uova che noi andremo adesso a lavorare con una frusta manuale con 130 g di zucchero semolato bianco e una bustina di vanillina. Mi raccomando, quando andiamo a preparare un dolce per i nostri amici celiaci, ricordiamo di andare a leggere sempre gli ingredienti che siano privi di glutine. Adesso andiamo a sbattere, come vi dicevo, a lavorare le nostre uova con una frusta manuale. Adesso andiamo ad aggiungere 120 ml di olio di semi di girasole. Questo ci faciliterà il compito della frolla, perché andremo a creare, no, una frolla che non necessiterà di riposo in frigo, quindi è una ricetta molto veloce. Adesso andiamo ad aggiungere un po' per volta 400 g di farina senza glutine. In questo caso io sto utilizzando il mix per frolla della Nutrifree, dove io aggiungo anche un cucchiaino di lievito per dolci in polvere, ovviamente precedentemente setacciato. Quindi 400 g di farina senza glutine. Una volta aggiunta tutta la nostra farina, incominciamo a lavorare con le mani. Dobbiamo andare a creare il classico panetto di frolla. Ora vi faccio vedere una cosa. In questo caso le uova, che anche se sono tre, erano abbastanza grandi, quindi ancora l'impasto non è lavorabile, il nostro panetto ancora è troppo appiccicoso, quindi nessuna paura. Quando vi capita un impasto del genere, perché magari la grandezza delle uova è troppo grande, andate a rimediare aggiungendo sempre un pochino di farina. Quindi in questo caso andiamo ad aggiungere magari uno o due cucchiai di farina, sempre la solita, quella per senza glutine. Vedete che si sta formando il classico panetto di frolla, così deve essere lavorabile, non perché è senza glutine, ma sempre l'impasto deve risultare elastico e quindi lavorabile. Vedete che si è creato? Andate a lavorarlo con forza e energia. Allora, una volta creato il nostro panetto, vedete, così deve essere, così la consistenza elastica, vedete? Andiamo a spolverizzare di farina quella che abbiamo usato per creare la nostra frolla, il nostro piano da lavoro. Stacchiamo un pezzo che ci servirà poi per decorare la nostra crostata.
con un mattarello andiamo a stendere la nostra frolla. Andiamo a stendere la nostra frolla per creare la base della crostata. Allora, una volta stesa per bene la nostra frolla, la mettiamo un attimo da parte e andiamo a prendere la nostra tortiera per crostate. E allora cosa andiamo a fare? Una volta che noi abbiamo oliato con olio di semi e infarinato per bene il nostro stampo, andiamo a mettere il panetto steso all'interno. Andiamo a far aderire per bene la nostra crostata. Così. E con il mattarello andiamo a rifilare il bordo in eccesso. Questo noi ci servirà poi per creare la decorazione. Adesso andiamo a bucherellare la base della nostra crostata. E adesso andiamo a mettere un po' di marmellata. A me piace frutti di bosco, però mettete quella che più vi piace, alle fragole, potete mettere anche della confettura, della marmellata d'arance, sempre seguite i vostri gusti. Quindi come base noi andiamo a mettere la marmellata. Adesso dobbiamo andare a mettere anche lo strato di ricotta e quindi ancora dobbiamo lavorare la nostra ricotta. Prendiamo la nostra crostata e la mettiamo per adesso da parte e andiamo a lavorare 500 g di ricotta con 70 g di zucchero a velo. Prima magari lo andiamo a schiacciare con una forchetta. Ovviamente la ricotta deve essere ben gocciolata dal siero. Io sto usando una ricotta di pecora, anche perché in Sicilia abbonda la ricotta, come tante altre cose. Adesso noi andiamo a lavorare con la nostra frusta. Dobbiamo andare a creare una crema di ricotta. Una volta pronta la nostra crema di ricotta, l'andiamo a mettere, ad aggiungere sulla nostra crostata. Adesso ancora noi non abbiamo finito. Una volta che abbiamo aggiunto lo strato di ricotta, mettiamo per adesso da parte la nostra crostata, perché dobbiamo andare a creare la decorazione. Ora, sentitevi liberi di decorare come più vi piace la vostra crostata. Per esempio le classiche listarelle, cordoncini. Però vi faccio vedere un'altra modalità di decorare la crostata, un po' diversa dal solito. Allora, andiamo a riprendere, vi ricordate abbiamo messo da parte la nostra frolla che è avanzata? Bene, adesso noi andiamo a stendere un'altra volta la frolla avanzata. Allora, una volta stesa per bene la frolla che è avanzata, andate a prendere magari un coperchio del diametro della vostra stessa tortiera. La mia, io sto utilizzando una tortiera per crostate da 30, quindi vado a prendere un coperchio grande
30 centimetri di diametro e mi faccio la chiusura della crostata. Olè, vedete che carina? Adesso andate a prendere le formine che più vi piacciono, per esempio a me piacerebbe crearla con i cuoricini, e andate a creare degli spazietti con i cuoricini. Lasciate ovviamente libero sfogo alla fantasia. Io per esempio sto andando a creare anche un cordoncino, così per finire meglio la nostra crostata, magari con gli stampini che abbiamo fatto prima, i cuoricini, la possiamo andare ad aggiungere così, che viene molto molto graziosa. Infornate la vostra crostata in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti, insomma quando vedete che si sta dorando. E voilà! La crostata senza glutine, con ricotta e marmellata, è pronta per essere gustata. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna. E mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Buon appetito!